C'è ancora in America un'identità italiana? Beh, questo esiste per chi lo cerca. Se noi cerchiamo questa identità, la troviamo, se non la cerchiamo. Ma io sono stato professore in Russia e in Russia c'è lo stesso argomento: qual è la nostra identità? In America, in inglese forse questo si chiama fool's errand. Quando va in cerca di qualche cosa che veramente non esiste, perché forse no, noi dobbiamo accontentarci a quel che noi siamo senza cercare di essere qualche cosa che forse non esiste, anche in Russia, anche tra italoamericani.